una storia che sicuramente ha tra l'affascinante e il commovente il fantasma più famoso d'Italia. Milioni e milioni di italiani ogni anno vanno a Montello nella speranza di avere una traccia di Azzurrina. Di cosa parleremo oggi? Ve l'ho appena detto. Il corridoio di Azzurrina e le sue infestazioni nel castello di Montello. Bentornati a tutti, cari viaggiatori del web, che come pirati andate in cerca di tesori misteriosi. Io vi propongo il mio tesoro del mistero anche oggi con le nostre brevi storie in viaggio, e oggi ci recheremo in quel di Rimini, nella pianura romagnola, e precisamente a Montello, dove conosciamo l'esistenza di questo antico castello, nato come rocca militare e fortificazione, come molti dei castelli, e poi divenuto residenza nobiliare, dove una grande tragedia avvenuta durante il solstizio d'estate si ripete ancora oggi nei secoli, secondo le dichiarazioni di molti ghost hunters. Non da ultimi sono andati a visitarlo anche il Paranormal Investigation Team, dove però bisogna dire che hanno rilevato gli stessi suoni e gli stessi rumori che hanno rilevato anche gli altri ghost hunters, e che un'indagine del CICAP ha dimostrato essere numeri tutt'altro che soprannaturali. Ma andiamo con ordine, parliamo come al solito, diamo una connotazione storica al castello di Montello. La prima notizia sul maniero è contenuta in un rogito, quindi in un atto di vendita che è stato redatto dal notaio di Verrucchio il 24 settembre 1186, in cui Ugolinuccio da Montalone lo vendette a Giovanni Malatesta, congiunto di Malatesta Mastin Vecchio, autentico capostipite della casata riminese, casata che è andata avanti per secoli e che esiste ancora oggi. Per tre secoli le vicende di questo castello verranno decisamente influenzate dalle vicende della stessa casata dei Malatesta, che lo trasformarono in un maestoso castello che all'apparenza è assolutamente inespugnabile. I guidi di bagno conservarono il territorio di Montebello fino al 1797, anno del decreto napoleonico sulla eversione della feudalità. Spieghiamo un attimo questo decreto. Come sappiamo, nel Medioevo si instaura quello che è il governo feudale, cioè su un territorio governa un feudatario, il quale poi demanda, delocalizza, diremmo oggi, il governo a dei suoi fedeli, che sono i vassalli, i valvassini e i valvassori, che mano a mano arrivano su un territorio un pochino più piccolo. Napoleone, nel momento in cui decide di, ricordiamo Napoleone che controllava mezza Europa, decide di emanare un editto tramite il quale il feudalesimo viene abolito. Questo perché i feudatari erano di fatto delle persone che vessavano i cittadini e la popolazione con tasse spesso ingiuste. Ricordiamo che hanno esercitato per secoli il cosiddetto ius prima nocti. Di cosa si tratta? Si tratta di un diritto attraverso il quale, quando avveniva un matrimonio, se il feudatario lo desiderava, poteva copulare con la sposa prima del suo sposo, cioè si arrogava il diritto di passare la prima notte di nozze con la sposa, pur essendo sposa di qualcun altro. Ricordiamo che questa era legge per nell'epoca feudale, ed era una tra le tante vessazioni che i feudatari facevano.
La nobile famiglia dei Guidi di Bagno, che aveva ricevuto il titolo nobiliare di conte poco prima proprio dell'editto napoleonico, mantiene la proprietà del castello e della residenza. Una residenza che nei secoli è stata assaltata, è passata per diverse guerre e ha subito dei gravissimi danneggiamenti durante la Seconda Guerra Mondiale, per cui nel 1989 il castello ha subito una grossa ristrutturazione, quindi noi abbiamo del castello almeno quattro parti distinte. Vi è una parte che è previo medievale, la prima fortificazione costruita, che è la più interna del castello, e poi vi è una parte tardo medievale. Infine vi sono le ristrutturazioni che sono state fatte prima dai Malatesta e poi dai Guidi di Bagno, e in ultimo la restaurazione completa con l'ala nuova avvenuta nel 1989, proprio dopo i danneggiamenti della Seconda Guerra Mondiale. Il portone d'onore, che è quello di ingresso principale al cortile del castello, dà accesso propriamente alla rocca, e sul muro è visibile uno stemma cinquecentesco che è scolpito in pietra, quindi si tratta di un basso rilievo, il quale contiene, è inquartato si dice, con le armi Guidi e Colonna di Zagarolo, due famiglie che furono unite da un matrimonio. Nella parte rinascimentale, che è stata voluta dai Guidi di Bagno, sono visibili gioielli, specchi, ritratti degli antenati, un grande albero genealogico dipinto su una parete, una collezione di forzieri e di cassapanche nuziali. Il salone delle feste conserva gli arredi originali, mentre la cappella gentilizia si nota un dipinto raffigurante Carlo Guidi. Ma la parte sicuramente più intrigante del castello è proprio il corridoio di Azzurrina, che è chiamato così perché mostra il luogo dove, secondo la leggenda, sarebbe prima scomparsa e poi ritrovata morta la piccola Azzurrina, chiamata così in quanto fantasma. Ma andiamo a vedere che cosa è successo. Vi sarebbe stata una bambina che abitava il castello dal 1370, ed era la piccola figliolina Gwendalina Malatesta, la piccola figliolina di questo presunto feudatario Ugolinuccio e di Costanza. La bambina era una bambina che era sempre chiusa in casa perché era affetta da albinismo. Essere affetti da albinismo vuol dire avere una condizione per cui la carnagione è molto molto chiara, direi quasi d'alabastro, una carnagione che quindi esposta alla luce diretta del sole, soprattutto nei periodi più caldi dell'anno, può comportare delle gravi scottature da raggi ultravioletti. Il nome Azzurrina le viene dato come fantasma, ma in realtà è un nome che arriva dal momento in cui era viva, perché la bambina, essendo albina, aveva i capelli bianchi, e i capelli bianchi all'epoca erano considerati un segno di infestazione demoniaca. Quindi, per evitare male lingue, i genitori le tinsero i capelli di azzurro. Inoltre la bambina amava quel colore, quindi spesso portava vestiti azzurri. Secondo la leggenda, quindi, i paesani che l'avevano vista nelle campagne intorno al castello avevano dato il soprannome di Azzurrina a questa bambina molto particolare, con la pelle bianchissima e i capelli azzurri. Azzurrina era sempre, sempre, sempre sorvegliata, non veniva mai lasciata da sola, anche a causa delle sue condizioni di salute. La leggenda vuole che la guardia che si occupava di Azzurrina, proprio in quel famoso maledetto corridoio, la perde di vista mentre sta giocando con una palla di pezza. La bambina perde il controllo della palla, che va giù per delle scale fino a finire in una cripta ai piedi di questo corridoio. La bambina, cercando di seguire la palla per riprenderla, cade nella cripta e lì
probabilmente o si fa male gravemente e poi muore, o muore direttamente sul colpo. Fatto sta che al suo ritorno la guardia non trova Azzurrina, la cerca ovunque, mette in allarme tutti all'interno del castello e dopo svariate ore di ricerca la bambina viene ritrovata proprio esanime in questa cripta. E dobbiamo dire una cosa, cioè quando è accaduto? Beh, questo è importante perché sarebbe accaduto il 21 giugno del 1375, la notte del solstizio d'estate. Ed è proprio durante questa notte che si intensificano i fenomeni paranormali del castello. Quali sono questi fenomeni? Beh, si sente il pianto di una bambina, si sentono delle urla sinistre e spettrali. In alcuni casi la bambina è stata vista dagli abitanti del castello e anche dai suoi visitatori. Pensate che il fantasma è diventato talmente famoso che vengono organizzati proprio nella notte del 21 giugno dei suggestivi tour notturni del castello, tour che sono alla portata di tutti, chiunque può andare a visitare. Diversi ghost hunters, lo abbiamo detto, hanno passato la notte nel castello e hanno registrato tutta una serie di suoni che sono stati attribuiti proprio ai lamenti di Azzurrina. In alcuni casi, abbiamo delle foto del fantasma della bambina. E la cosa ha suscitato l'interesse del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo sulle Affermazioni del Paranormale, fondato dal famosissimo Piero Angela, tra gli altri. Bisogna dire che il CICAP si è preparato molto bene, e cioè ha svolto le ricerche con il paradigma scientifico, come bisognerebbe fare, piuttosto che l'utilizzo di una ghost box o di un ovilus. Il CICAP ha deciso di utilizzare microfoni potentissimi e molto sensibili per cercare di captare questi suoni e questi lamenti. Ma non soltanto, il CICAP ha passato 48 ore all'interno del castello. L'equipe del CICAP si è premurata anche di fare ricerche storiche, e questo Ugolinuccio nei documenti storici risulta solo come primo proprietario del castello, che avrebbe ceduto, ricordiamo, nel 1186, quindi quasi 200 anni prima della storia di Azzurrina, avrebbe ceduto la proprietà del castello ai Malatesta. Non esistono altre fonti che indicano questo Ugolinuccio Malatesta con sua moglie Costanza, che erano genitori di una figlia di nome Gwendalina Malatesta. Non ci sono fonti scritte che lo dimostrano, ma soltanto la leggenda e le cronache del castello che si sono perpetrate nei secoli. Ma nei registri di nascita non si trovano assolutamente indicazioni. Il CICAP ha passato quindi 48 ore all'interno del castello e il suo risultato è stato più che sorprendente da un punto di vista paranormale, nel senso che non ha rivelato assolutamente nulla. In 48 ore nessuna apparizione, nessun rumore sinistro, nessun rumore di passi, nessun pianto e nessun lamento. Le registrazioni sono a disposizione, è possibile vedere sui canali del CICAP il resoconto dell'indagine svolta all'interno del castello di Mombello. E non soltanto, ma il CICAP ha registrato alcuni lamenti, alcuni suoni che potevano sembrare dei lamenti, e casualmente nel cortile del castello uno dei membri del CICAP si è accorto che vive un pavone che fa un suono molto particolare, fa un verso molto particolare che assomiglia ad un lamento. E in effetti, ingrandendo l'audio catturato all'interno del castello, quello che emerge è proprio il verso di un pavone, che è caratteristico soprattutto perché il pavone emette molti versi durante la notte.
Ecco quindi che sarebbe stato spiegato il mistero di Azzurrina. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like al video, iscrivetevi al canale e fatelo con la campanella, mi raccomando, così rimarrete aggiornati sui nuovi contenuti. Più vi iscrivete e più io so che potremo continuare con questi nostri format. Vi chiedo anche di andare a fare un giro sulla nostra pagina Facebook in modo da rimanere aggiornati anche sulle discussioni che si generano di fronte a questi video. Con questo è davvero tutto, io vi mando il mio solito bacione, un abbraccio grande con il cuore e ciao a tutti, alla prossima!